Beh, innanzitutto ringrazio Vittorio perché ha sempre parole che arrivano dritte al cuore. Cercherò di stare nei 5 minuti, così magari tra i compiti di generosità facciamo anche quello di rispettare i tempi, oltre che i modi, perché questo sarebbe una grande novità per la sinistra. Magari la prossima volta, così, un consiglio, ci diamo un consiglio di qualche domanda, facciamo in modo che ci sia, non dico la parità di genere, ma una donna ogni tanto tra gli elettori. Detto questo, non penso che in 5 minuti di poter, io direi e vorrei far notare, dentro questa sala c'è un capitale politico. Qual è il capitale politico, Tommaso? Tu lo sai, mi ha parlato già tante volte. Io da milanese che ho frequentato Milano, dentro questa sala c'era gente che si era sclerotizzata, che è stata riattivata grazie a quello che hai fatto tu e che stai facendo insieme a me. E quindi penso, come tu giustamente prima dicevi, ci vuole una drammatica inversione di tendenza. In realtà è una felicissima inversione di tendenza che secondo me in questo paese, un pezzo di questo paese stava aspettando. E allora mi piacerebbe, perché anche io sono d'accordo con quasi tutti gli interventi che ho sentito prima, sono d'accordo sul fatto che uno dei punti fondamentali sia l'ossessiva, ostinata ricerca di unità da questo punto di vista. Ecco, io direi che la convergenza e il rispetto dell'unità sta anche nel cominciare a capire i talenti dei vari pezzi che compongono o che potrebbero comporre questa avventura. E lo dico perché io non so se sia capitato anche a voi, nelle ultime settimane mi è capitato di leggere interviste dei leader, dei pezzi della sinistra, e a me sono sembrate identiche nei punti fondamentali. Sono molto diverse nell'analisi del passato, ma noi penso alla fine siamo qui per costruire e per cercare di raccontare di costruire un altro futuro. Io tra l'altro sono anche molto d'accordo, noi dobbiamo metterci d'accordo perché io penso che nessuno di noi si sarebbe messo in campo se l'obiettivo non deve essere quello di prendere un voto in più di tutti gli altri alle prossime elezioni. Su questo dobbiamo penso essere chiari. E per prendere un voto in più di tutti gli altri alle prossime elezioni bisogna, secondo me, metterci d'accordo. Faccio un po' il provocatore nel mio mestiere, in fondo. Uno, è impensabile costruire una forza politica credibile a sinistra che al proprio interno viva ancora di rancori personali, di congressi passati, se non addirittura decennali. Quindi togliamoci di dosso, secondo me, questa cosa. Secondo, fuori i nostri elettori non interessa perché qualcuno non piace a qualcun altro. Le storie personali in realtà non sono interessanti nella costruzione di una comunità, sono interessanti i valori, secondo me, personali. Un altro punto fondamentale è un'osservazione che porto qui e che sottopongo anche al vostro giudizio: basta con questa storia del ci sono ma non mi candido, ci sono ma forse ci sono gli altri, ci sono, basta, basta per tutto. Essere generosi significa mettersi in campo e chiarire fin da subito. Non esistono leader dietro, la politica di solito, o almeno la politica che abbiamo in mente e che è quella che manca in questo paese, è la politica invece in cui sono tutti di fronte alle persone e invece che vanno a rappresentarci. Chiudo perché mi interessa. Abbiamo una forza politica che rischia di essere la prima forza politica alle prossime elezioni, che non ha mai detto, ve lo dico perché mi è capitato di lavorarci proprio in questi giorni per un'inchiesta, non ha mai dichiarato di essere antifascista. Essere antifascista in questo paese, ovvero essere contro le strutture del potere e le sue declinazioni feroci, è un obbligo. E quindi non avevo dubbi sul fatto che Daniele Farina avrebbe battuto su questo. Secondo,
io per mia storia personale, per cose di cui mi occupo, io non ho capito esattamente quando avevo regalato il tema dell'antimafia in questo paese al centro-destra. Non ho capito come sia successo che in una regione come la Lombardia, faccio un esempio, Roberto Maroni ci dia lezioni di etica e di legalità sul tema antimafioso. Oggi la morte, la barbara uccisione di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, in realtà stanno riproponendo un tema che è molto legato, secondo me, a quello di cui siamo qui oggi a parlare. Sta raccontando, e allora l'ha raccontato benissimo suo figlio Fiammetta, in realtà, di un omicidio in cui il sanguinamento più opprobioso per la democrazia di questi paesi non è avvenuta nell'esplosione di Via D'Amelio, ma è avvenuta nei 25 anni successivi che ci hanno portati ad oggi e che ancora una volta ci hanno fatto vedere un pezzo di potere, purtroppo anche rappresentante della nostra democrazia, che è stato convergente agli interessi criminali. Io, ed è un invito che faccio a tutti noi, siccome in realtà l'attività, il professionismo antimafioso, quello scritto nella Costituzione, quel professionismo che sta nel dichiarare i valori ognuno nel proprio mestiere, dico il professionismo antimafioso in questo nostro paese è sempre appartenuto alla sinistra, è stato svenduto, è stato rivenduto, è stato piuttosto anche quello masticato, un certo razzismo. Ecco, per favore, partiamo anche da qui. Grazie. Grazie. L'importanza del ruolo pomposamente attribuito mi ha dato Mario Montanari di delegazione di campo progressista, è una parola un po' esagerata se riferita al sottoscritto, oltre che essendo maschio attempato sono diciamo un altro di voi, perché con la maggior parte di voi credo di poter dire che ci conosciamo da decenni. Il fatto che siate così numerosi, che questo sia come dire, un raduno delle grandi occasioni, ci dice che c'è una sensibilità, un bisogno di discontinuità rispetto alle politiche della sinistra in questo paese, profondamente sentito in un momento drammatico, e io lo condivido, ho grande rispetto per la vostra iniziativa e ho uno speciale rispetto, si ha detto senza alcuna diciamo, impronta di paternalismo nonostante l'età, per chi come Tommaso Montanari e Anna Falcone cominciano l'esperienza di una politica dal basso, di un impegno politico non professionale, non perché io disprezzi chi fa politica di professione, anche se, lasciatemelo dire, credo che la rotazione, il ricambio siano qualche cosa che deve far parte del DNA di una politica di rinnovamento e questo deve valere per tutti, senza eccezioni. Come dire, andiamo dritti a questo bisogno di cambiamento e a questa insofferenza che anche qui si percepisce. Andiamoci dritti, ma contano alla nostra età, all'età della maggior parte dei presenti, anche le biografie, no? Misurarci sui percorsi, sui comportamenti, sulle scelte di vita che abbiamo fatto e soppesarci su quelle. Ora, se io seguissi un mio impulso di questa stagione per il lavoro giornalistico, non quello politico che anch'io svolgo, come impegno extra professionale e continuerà a essere così per quanto mi riguarda, ma
il lavoro che io ho svolto e che seguo da molto tempo sulla condizione operaia, sulla retrocessione del lavoro dipendente nel nostro paese, sulla frantumazione dei diritti, sulle differenze normative clamorose tra persone che svolgono la stessa attività, spesso nello stesso luogo di lavoro, il come dire, disastro sociale che si è perpetrato e il divorzio così netto che si è manifestato anche nello sciopero del voto fra persone che non si sono sentite più, non solo tutelate, ma nemmeno, come dire, considerate. Io ho nel cuore in questi giorni, perché sto seguendo da vicino, ma non voglio soffermarmici a lungo perché sembrerebbe di fare, come dire, un intervento che vuole essere emotivo mentre è una fredda considerazione politica. Io sto seguendo da vicino la vicenda di Concetta Candido, la donna di 46 anni dell'impresa di pulizia di una birreria di Settimo Torinese, la quale, dopo essere stata esternalizzata, dopo essere stata licenziata da questa falsa cooperativa che non le ha pagato il TFR promettendole di rateizzarlo, ha cercato di ottenere rinalci dell'indennità di disoccupazione, ha contratto debiti con le banche, doveva pagare le bollette e quant'altro, e in un momento di disperazione, come molti di voi sapranno, nella sede dell'INPS si è data fuoco. Ecco, dietro a quella famiglia operaia, papà operaio di Mirafiori tutta la vita, immigrato dalla Calabria, i fratelli che fanno lo stesso lavoro, c'è una tale distanza, diciamo, rispetto al nostro mondo, ma parlo delle imprese di pulizia in generale, parlo dei cantieri di Monfalcone dove trovi 500, dicasi 500 ditte in appalto e subappalto. Facendo questo lavoro da giornalista, a me viene spontaneo pensare e dire: questa sinistra che ha divorziato da questo mondo si merita un lungo periodo di umiltà, di opposizione e di lavoro di base. Questo si meriterebbe. Ma poi c'è l'Italia, poi c'è le condizioni italiane e poi ci sono gli altri, no? Ci sono quelli, arrivo anche al referendum, Tommaso, ho visto che anche oggi su Repubblica riproponi la necessità di fare quella verifica su quel voto, che nel mio caso, fischiate pure, è stato diverso da quello della grande maggioranza dei presenti. Ma mi chiedo se possiamo permetterci oggi così semplicemente fare il discorso della lunga marcia, perché io non credo, Giulio, che possiamo salire su questo palco e affermare tranquillamente che questa lista ha la possibilità di essere la prima lista alle prossime elezioni. Non credo che possiamo ragionare in questi termini, e viceversa mi pongo il problema: se noi partiamo fin dal principio dicendo nessuna alleanza è possibile con le forze del centro-sinistra precedente, guardate, io vedo oggi che è una giornata strana per me, non mi capita spesso di fare tanta politica, ma questo pomeriggio ero a Roma alla Camera a partecipare a un incontro di Giuliano Pisapia con 30-35 parlamentari del Partito Democratico interessati al progetto di insieme, al progetto di mantenere in futuro la possibilità, così come in alcune importanti città italiane ancora, nonostante le sconfitte amministrative, e in alcune regioni d'Italia, che ci siano delle amministrazioni di centrosinistra. Qui abbiamo avuto una divisione anche a Milano con alcuni o una parte dei presenti, ma è stato un tema lacerante, un tema sul quale non era facile far prendere una scelta. Io resto convinto che sia stato meglio impegnarsi affinché a Milano rimanesse un'amministrazione di centro-sinistra. Io penso che un'amministrazione Sala Maiorino sia diversa e meglio per i cittadini milanesi, per i soggetti svantaggiati di questa città, che un'amministrazione Parisi Salvini, tanto per intenderci. E come vedete il tema si
perché è tuttora discussione, ma è un tema, questo sì, in qualche modo determinante nel percorso che Capo Progressista vuole proporsi. Siamo in partenza per mettere degli steccati di chiusura, oppure noi ci proponiamo non il governo per il gusto del potere, e francamente non è stata questa la storia dell'amministrazione Pisapia a Milano, ma ci proponiamo di offrire agli italiani un'alternativa credibile e praticabile rispetto a forze le quali ci si presentano come un'unità dicendosi favorevoli alla disintermediazione nei rapporti di lavoro, cioè alla fine dei rapporti e della validità dei contratti collettivi e alla distruzione dei sindacati, che si propongono la guerra alle organizzazioni non governative che operano nell'accoglienza, che cavalcano il no al diritto di cittadinanza per 800.000 bambini stranieri nati in Italia o che hanno frequentato le scuole dell'obbligo in Italia, che si dichiarano eredi culturali insieme di Almirante e Berlinguer. E questo è, diciamo, il nuovo col quale dobbiamo avere a che fare, oppure la Lega e Forza Italia. Io penso che non possiamo permetterci il lusso della lunga marcia nelle opposizioni, e penso anche, per dirla con tutta franchezza, sul tema del referendum, che essendo tu, Tommaso, lo storico dell'arte, avendo tu quindi il senso della storia ben presente, sia un po' presto per giudicare quali saranno gli effetti della vittoria schiacciante di quel no. Io sono stato molto tormentato per la mia scelta personale. Ai miei amici dicevo cosa convincermi a votare no, ma il mio timore era, e credo che soltanto la storia, cioè c'erano molte buone ragioni per votare no, così come ritengo ce ne fossero per votare sì. Io ho ritenuto, e la verifica storica credo non tarderemo a studiarla insieme, che questa vittoria dei no sarebbe stata utilizzata in forma travolgente dalla destra di questo paese, dalla destra che sta avanzando in questo paese. Stiamo in cultura. Credo che la proposta che noi vi facciamo e nella quale speriamo di trovarci insieme è sta chiudendo, per favore, però. No, non c'è più. Ovviamente non sono d'accordo con quasi nulla di quanto ha detto Gatta, anche se salutiamo sicuramente la sua, il suo contributo, perché è un'assemblea che deve cercare, è un momento deve cercare di interloquire con tutti. Venendo da questa assemblea, abituato come forza politica a sentirmi dire di far parte della sinistra rancorosa, un compagno mi ha detto: siamo passati dalla sinistra rancorosa alla sinistra recalcitrante. E mi sono interrogato su questo, riferito a quanto noi facciamo osservare in questo dibattito. E quindi mi rivolgo a voi. Per una questione di schiettezza, Tommaso Montanari ci ha detto poc'anzi: noi partiamo da un
giudizio, uso le sue parole, ma penso di averlo interpretato bene, sulla chiusura e la fine di una stagione del centro-sinistra che si è girata dall'altra parte, ha perso il contatto con i riferimenti sociali e ha fatto politiche di destra. Non c'è differenza politica tra le politiche del centrodestra e degli ultimi governi del centro-sinistra. Questo è il punto su cui dobbiamo partire. Ma per una correttezza tra di noi, per una correttezza tra la storia della sinistra, se vogliamo rilanciare un concetto di sinistra in questo paese. Vedete, noi siamo abitati in condizioni minimali all'interno della rappresentanza politica e sociale del paese e guardiamo come esterrefatti a quanto accade, che so, in Inghilterra, dove uno, il leader del partito laburista dice nazionalizziamo la sanità, ritorniamo, nazionalizziamo le ferrovie perché hanno distrutto i servizi pubblici in quel paese. Quella è una sinistra recalcitrante? Siamo recalcitranti nel momento in cui diciamo che non si possono salvare le banche ma si devono salvare le persone? Siamo recalcitranti in questo? Non siamo recalcitranti, ma chiediamo coerenza. E allora io mi rivolgo, perché conosco e rispetto molti compagni che hanno fatto la scelta di abbandonare il Partito Democratico e va salutato per scelta, perché hanno fatto una scelta tardiva a mio modo di vedere, ma sicuramente è una scelta. E ora si propongono di costruire un percorso. Ma compagni, pensate sia credibile per l'opinione pubblica della sinistra ed è per la gente che vogliamo rappresentare continuare a sostenere il governo Gentiloni? È praticabile? È giusto, corretto secondo voi? Non c'è un'Italia teorica, c'è un'Italia che è concreta, c'è un'Italia che non arriva a fine mese da tanto, da troppo tempo, c'è un'Italia che lavora tantissimo, di più di tutti gli altri paesi e i lavoratori guadagnano di meno di tutti gli altri paesi. Vogliamo cambiare questo stato di cose? Allora noi segnaliamo, perché vogliamo anche essere recalcitranti, magari siamo tignosi ma vogliamo sottolineare queste cose. E allora, vogliamo fare, ma non perché è chissà quale scienza infusa della politica, perché così fanno in tutti i paesi d'Europa. In Portogallo non si sono alleati con il centro, in Portogallo hanno fatto una politica di sinistra radicale, hanno detto no dove potevano dire no, hanno detto no Mélenchon, che ha toccato la Repubblica. È finita la Quarta Repubblica e io penso che dobbiamo dire che è finita la Seconda Repubblica del maggioritario, che ha distrutto questo paese e che Segni e gli altri che hanno seguito quella strada hanno distrutto questo paese e che non si può più perseguire, che vogliamo cambiare alla radice per rispettare la Costituzione che vogliamo difendere, che non dice in nessuna parte quanto è avvenuto negli ultimi 20 anni in questo paese. E ci sono responsabilità politiche a sinistra, è certo che ci sono. E queste persone vanno coinvolte, possono sostituire tutto quello che vogliamo, ma non possono rappresentare il futuro che vogliamo ricostruire, per una questione di etica tra di noi, non per una questione di abiura per questo o quell'altro. La politica non può essere mai un fattore personale, è una questione di linea politica. E poi, e mi avvio alla conclusione, vogliamo introdurre degli elementi di novità a questo percorso o vogliamo continuare i balletti delle cabine di regia oppure di quello che ascolta quell'altro che va a incontrare i parlamentari, eccetera? E vogliamo dire che ad esempio un programma condiviso può e deve essere ricostruito solo in assemblee come queste o nella rete o comunque con un voto democratico dove si scelga il programma e si scelgono i parlamentari? Non è
populisti nel rivendicare la democrazia diretta per ricostruire una sinistra. I parlamentari si decidono dove votano i cittadini, non si decidono da nessun'altra parte e nessuno ha la scienza infusa su questo. Raccoglie i voti laddove propone una corretta politica. E sono anche candidabili quelli che non hanno svolto più di due legislature per una questione di etica verso un popolo che è sofferente e che avviene ancora la politica come coloro che gli rubano lo spazio, il tempo di vita e lo spazio per costruire un futuro ai propri figli, e non vedono che anche quell'1% che si è arricchito e si continua ad arricchire in questo paese sta distruggendo le fondamenta, la possibilità per i nostri figli di avere un futuro. Quindi compagni, a volte saremo recalcitranti, ma lo facciamo affinché si costruisca un soggetto politico unitario della sinistra di alternativa, nuovo e utile per tutti noi e per le persone che ci devono rappresentare. Grazie. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ecco, io sono una delle poche associazioni che interviene questa sera e vorrei parlare di cose concrete, e cioè di un'intera generazione dimenticata e umiliata, senza futuro. A questi giovani noi dobbiamo restituire lavoro, dignità, diritti, non bonus, per formare dei cittadini non sottomessi, come diceva Mélenchon, o dei cittadini sovrani, per dirla con Don Milano. Allora vi vorrei parlare di quelle ragazze e di quei ragazzi delle scuole delle periferie, da dove c'è una dispersione, un abbandono più del 40%. Quei ragazzi è come se avessero introiettato dentro di sé la loro condizione di esclusi, di emarginati, in quanto non si ritengono, ma non si pongono nemmeno l'obiettivo di raggiungere i livelli più alti di istruzione, come dice la nostra Costituzione. Lì allora, guardate, sempre ha rotto l'ascensore sociale. Lì si va profilando una società bloccata dove la differenziazione sociale ritorna ad essere un fatto naturale, legato al censo. Vi siete accorti che stiamo tornando alle classi ghetto? I dati falsi ci dicono che in più di un terzo delle scuole del nostro paese si realizza una vera e propria segregazione. I migliori con i migliori, gli altri, i problematici, i rompipalle, gli stranieri, i portatori di handicap, vengono confinati nelle classi omogenee. E capite, classi omogenee fin dalla prima elementare, e omogenee naturalmente per condizioni socio-economiche e culturali. Caro Montanari, perché non lanciamo tutti insieme una grande campagna per riportare l'articolo 3 della nostra Costituzione all'interno delle scuole? Oppure perché non cancellare questa odiosa alternanza scuola-lavoro che serve a far accettare ai giovani di essere sfruttati gratis, che questa è un'operazione di disinformazione? Questi giovani però ci chiedono chiarezza e vogliono delle risposte precise. Se ad esempio parliamo di discontinuità, non possiamo limitarla soltanto agli ultimi 3 anni, quando sappiamo bene che le politiche liberiste di austerità datano da almeno 25 anni, con la responsabilità di chi le ha sostenute e le ha condivise come socialdemocrazia. Al contrario, Corbyn e Mélenchon, non a caso molto popolari tra i giovani, ci hanno insegnato che fare la sinistra significa non avere paura di dire e soprattutto di fare cose di sinistra anche quando sembra difficile e si deve andare controcorrente. Che dite? Cominciamo a parlare anche nel nostro paese di nazionalizzazione, di patrimoniale. La sinistra deve fare la sinistra, perché nessuno fa la destra meglio della destra. Ma quella sinistra che ancora non c'è, per usare le parole di Montanari, deve essere una sinistra, consentitemi, profondamente unitaria. Non bisogna soltanto enunciare la parola sinistra, ma bisogna praticarla per davvero, con generosità, con modestia, forze sociali e forze
politiche insieme con determinazione per costruire non solo una lista ma uno spazio politico comune. Questa grande assemblea di oggi è un passo in avanti rispetto alle tue iniziative di Roma. Oggi ci siamo tutti ed è un fatto positivo. Abbiamo evitato di riproporre quelle esclusioni e quei veti che ci avrebbero portato direttamente alle due liste. Lo dico senza mezzi di termini, la nostra gente troverebbe irresponsabile dare già per scontato che si arrivi ad una divisione. Dobbiamo chiedere a tutte le forze politiche di lavorare in senso contrario rispetto alle divisioni del passato. E in più dobbiamo porre una questione, una condizione. Dobbiamo dare vita ad un confronto serrato al quale partecipino tutti i territori, le diverse realtà sociali, le diverse forze politiche, per far crescere in modo democratico un manifesto programmatico in grado di cambiare radicalmente la storia di questo Paese e di pensare di offrire un'alternativa finalmente credibile al Partito Democratico. Possiamo pensare di dare vita non a delle primarie di coalizione, caro Pisapia, ma delle primarie sul programma, dove si voti in modo democratico sui 10 punti che sono stati proposti. Questa sì sarebbe una vera innovazione. E concludo, come associazione Non di Meno, vorremmo mettere a vostra disposizione non solo la nostra esperienza di scuole popolari, strumento utilissimo di mutualismo solidale. Al Caldano, su 108 iscritti alla scuola popolare, meno 87% è stato promosso. Ma vorremmo offrire un progetto generale, straordinario, di governo, non solo per contrastare la dispersione, ma per offrire proprio quelle scuole di periferie, a quei docenti, a quegli studenti, forti e consistenti investimenti pubblici di tipo pedagogico, e cioè in controtendenza ai finanziamenti alle scuole private. Il riferimento, e concludo, è alle tempre francesi, le zone d'educazione prioritaria del governo della Roche del 1981, che non a caso il governo Hollande ha voluto tagliare. Un progetto, il nostro, che stiamo distribuendo in sala, alternativo che anche immagina e definisce un nuovo sistema scolastico, in grado di rovesciare globalmente l'impianto quotidiano e di prosperare un altro tipo di scuola, una scuola che dia di più a chi ha di meno. Grazie.